Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Cristo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare ovviamente il Santissimo Mistero, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio potente, a voi fratelli, che ho sbagliato nel pensiero, parola e operazione, per mio corpo, grandissimo corpo, e sopra con la vita sempre verde, Maria, grazie e sante, e voglio sentire, e pregare per me, Signore, grazie. Dio la potente, abbia misericordia di noi, per le nostre case, ci vedo per vita eterna. Signore, pietà. Cristo pietà, Signore pietà, gloria. Sentire gli uomini di ogni buona volontà, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore,
tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Donaci, oh Padre, di esprimere con la vita il mistero che celebriamo nel giorno natalizio di Santo Stefano, primo martire. E insegnaci ad amare anche i nostri amici, su esempio di lui, che morendo pregò per i suoi persecutori. Il nostro Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, viene con te alla tua lo Spirito Santo, tutti i secoli e i secoli. La messa e la mia salve di Dio Stefano, soffragio e la Chiesa, soffragio Sergio. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Stefano, pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e segni tra il popolo. Allora alcuni della sinagoga detta dei Liberti, dei Cirenei, degli Alessandrini e di quelli della Cilicia e dell'Asia si alzarono a discutere con Stefano, ma non riuscivano a restare alla sapienza e allo Spirito Santo con cui egli parlava. E così sollevarono il popolo, gli anziani e gli scribi, gli piombarono addosso, lo catturarono e lo condussero davanti al Sinedrio. Tutti quelli che sedevano nel Sinedrio, udendo le sue parole, erano furibondi in cuor loro e digrignavano i denti contro Stefano. Ma egli, pieno di Spirito Santo, fissando il cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio e disse: «Ecco, contemplo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio». Allora gridarono a gran voce e si turarono gli orecchi e si scagliarono tutti insieme contro di lui. Lo trascinarono fuori della città e si misero a lapidarlo. E i testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane chiamato Saulo e lapidavano Stefano, che pregava e diceva: «Signore Gesù, accogli il mio spirito». Poi piegò le ginocchia e gridò a gran voce: «Signore, non imputare loro questo peccato». Detto questo, morì. Parola di Dio. Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito. Sii per me una roccia di rifugio, un luogo fortificato che mi salva, perché mia rupe e mia fortezza tu sei. Per il tuo nome guidami e conducimi. Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito. Alle tue mani affido il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele. Esulterò e gioirò per la tua grazia, perché hai guardato alla mia miseria. Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito. Liberami dalle mani dei miei nemici e dei miei persecutori. Sul tuo servo fa splendere il tuo volto. Salvami per la tua misericordia. Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito. Alleluia, alleluia, alleluia,
Maria. Alleluia. 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 Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Il Signore è Dio, egli ci illumina. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: guardate dagli uomini perché vi consideranno i tribunali e flagelleranno le loro sinagoghe. Sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia per dare testimonianza a loro e ai pagani. Ma quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come e di cosa dovrete dire, perché vi sarà detto in quell'ora ciò che dovrete dire. Infatti non siete voi a parlare, ma lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Fratello, farà morire il fratello, il padre e i figli ci alzeranno ad accusare i genitori e ci uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa mia, nel mio nome. Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. È parola del Signore. Un brevissimo pensiero soltanto su questo. San Stefano è stato il primo che ha donato la propria vita al Signore fino ad essere ucciso in suo nome. E guardate, tra i protagonisti di questo c'era Paolo, che sarà poi uno dei grandi protagonisti dell'annuncio del Vangelo ai pagani. Ecco, mi pare che sia importante proprio richiamare questo, questa presenza. Paolo che viene convertito, lui che era assistito all'omicidio di Stefano, viene convertito da Stefano stesso e diventerà lui protagonista dell'annuncio del Vangelo attraverso le sue opere veramente grandi. Questo ci insegna una cosa importante. Tutti possiamo annunciare il Signore con la nostra vita, nelle nostre famiglie, nelle nostre case, nel rapporto con gli altri, nel nostro paese. Ecco, la nostra testimonianza è fatta di piccole cose, di piccoli gesti. Non è che il Signore ci chiede di fare delle cose straordinarie, ci chiede soltanto di essere fedeli a quello che sono le piccole cose della vita quotidiana, vivere con Lui e accettare la sua presenza in quello che è il nostro cammino, a volte qualche volta fa di cose, a volte prima di gioia. Non tutte le giornate sono uguali, però il Signore è sempre, il Signore c'è sempre, il Signore è sempre disponibile e ad accogliere e ad accompagnare. Ecco, vogliamo stasera più chiedere questo, che ci aiuti il Signore a dire sì ogni giorno a Lui di quello che è la nostra vita quotidiana, quello che sono i nostri problemi, e ci chiedere a Lui che ci accompagni in quello che sono le nostre difficoltà, i nostri problemi, i nostri momenti di stanchezza. Ecco, la presenza del Signore è come compagno di strada della nostra vita. Questo vogliamo chiedere stasera al Signore, anche per l'intercessione di Stefano, questo grande che per primo ha donato la vita per il Signore. E guardate, presente era Paolo, che sarà poi uno dei protagonisti dell'annuncio del Vangelo ai pagani di allora. Mi pare questo è significativo, ecco. In fondo, la presenza alla morte di Stefano converte Paolo e diventerà uno dei testimoni più grandi dell'annuncio del Vangelo
di allora e di tutti i tempi. Fratelli, preghiamo e ringraziamo il Signore per la testimonianza di Santo Stefano, per il martire, che come Cristo morì perdonando i suoi successori. Diciamo insieme, rendici testimoni della tua parola, Signore. Rendici testimoni della tua parola, Signore. Ti preghiamo per i diaconi. Sull'esempio di Stefano, annuncino al mondo che in mezzo alla morte persiste la vita, in mezzo alla menzogna la verità. In mezzo alle tenebre la luce. Preghiamo. Rendici testimoni della tua parola, Signore. Ti preghiamo perché ogni uomo che cerca e soffre per la verità possa, come Stefano, sentire la presenza e la vicinanza di Dio e del suo Spirito. Preghiamo. Rendici testimoni della tua parola, Signore. Ti preghiamo per gli ammalati, le persone sole, i disperati, le coppie in crisi, le mamme in difficoltà, coloro che non hanno lavoro e quanti si raccomandano alle nostre preghiere. Trovino aiuto e conforto in Maria Santissima e Gesù Cristo. Preghiamo. Rendici testimoni della tua parola, Signore. Ti preghiamo per i missionari e le famiglie colpite dalle calamità e dai disastri causati dall'uomo, i cristiani perseguitati e tutti coloro che soffrono nel corpo e nell'anima a causa dell'indifferenza e della violenza umana. Preghiamo. Ti preghiamo per noi qui riuniti, perché prendiamo coscienza di essere membra vive del corpo di Cristo che è la Chiesa. Preghiamo. Rendici testimoni della tua parola, Signore. Un momento di silenzio per la preghiera personale. O Dio, che in Santo Stefano ci hai dato un segno della tua misericordia, trasforma la nostra vita che possiamo essere nel mondo, costruttore di fraternità e di pace. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Thank you.
Per grazia, fratelli e sorelle, per il nostro sacrificio, sia gradito Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, gloria e gloria del suo nome, per il bene nostro di tutta la sua santa Chiesa. Che siano graditi, Signore, i doni del servizio sacerdotale, che oggi ti presentiamo nella gloriosa memoria del Santo Martire Stefano, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Innalza i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E mentre per lo buono e giusto nostro Dio, fonte in salvezza, rendere grazie sempre il nostro glorioso Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo nostro Signore, in Lui oggi risplende in piena luce il sublime scambio che ci ha redenti, la nostra debolezza assunta dal Verbo, la natura mortale innalzata in età perenne, e noi in età te, come di ogni mirabile, condividiamo la tua vita immortale. Questo mistero e salvezza in età cuore degli angeli, cantiamo con gioia l'inno della tua gloria. Signore nostro Gesù Cristo, che la potenza dello Spirito Santo, fai vivere il santifico universo, continui a radunare tra te un popolo, che non confine dall'Oriente e dall'Occidente, offra il tuo nome e servizio perfetto. Preghiamo nuovamente, santifico con la sacra con il tuo spirito, le donne che ti abbiamo presentato, perché diventino corpo, sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore. Ti ha comandato a celebrare questi misteri. La notte, egli, nella notte in cui fu tradito, prese il pane e la sua grazia lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti, questo mio corpo, il terzo servizio per voi. Allo stesso modo, dopo aver preso il cenato, preso il calice, ti rese grazie per la benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevete questo calice di sangue, ora l'eterna alleanza del Santo per voi, per tutti i suoi peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Servono il migliore della passione dell'intrice di tuo figlio, la sua mirabile risurrezione, scesa nel cielo, in attesa assoluta nella gloria, tua fiamma, Padre, nel momento di grazia, e sacrificio di lei santo. Guarda con voi riconosci l'offerta della tua Chiesa, vittima della nostra redenzione. Noi che ci mettiamo dal corpo e sangue di tuo figlio, dalla pienezza dello Spirito Santo, diventiamo in Cristo un solo corpo, un solo spirito.
Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso dai tuoi eletti, la Beata Vergine Maria, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, tutti i santi apostoli, i risonati, tutti i santi e i nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, a questo servizio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa peregrina sulla terra, San Serve il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Egidio, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi, che popolo tra i viventi. Ascolta, Dio, che sarà riconoscata la tua presenza, nel giorno santissimo in cui la Vergine Maria di l'annuncio salvatore, e congiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli non con disperse. Accogli nel tuo regno, nostri fratelli defunti, tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo, uccidi anche noi di trovarci insieme, potere per sempre la tua gloria, Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio, nel mondo del bene. Per Cristo, con Cristo e Cristo tenga con il paziente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù, in ogni nostra sapienza concesa, devo dire, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, tutti i mali, concedi la pace in soggiorno. Con l'aiuto della tua misericordia, veniamo sempre liberi dal peccato, sicuri del turbamento, in attesa che si compia beata speranza, venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Pace della mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, donna la tua pace secondo la tua volontà, per regni di secoli in secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, Beato e invitato alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Oh Signore, il Signore nostro Dio, che la spada non è, ma di soltanto la parola e il tuo salvato. Per la distribuzione della Santa Comunione, portatevi davanti alla balaustra formando una sola fila, mantenendo la distanza di almeno un metro tra di voi. L'ostia vi verrà data in mano. Comunione spirituale. O Gesù, credo che tu sei realmente presente nell'Eucaristia. Ti adoro, ti amo sopra ogni cosa e ti desidero con tutta la mia anima. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente in me. Come già venuto, io ti adoro, ti amo e mi unisco interamente a te. Fa che mai più mi separi da te.
Diciamo ancora Ave Maria, la Madonna, per tutte le persone in questi giorni soffrono per le altre, sono dimenticati oppure sono soli. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Nostro Signore del deserto, prega per noi. Alcuni avvisi. Domani, festa della Sacra Famiglia, la Santa Messa è alle ore 16. In fondo alla chiesa troverete il nuovo bollettino assieme al calendario. Gli abbonati lo riceveranno a casa. Gli altri possono ritirarlo. Da parte di Don Teresio, Don Egidio e di noi tutti collaboratori del santuario, auguriamo un sereno Santo Natale e un felice anno nuovo in compagnia di Maria Santissima. Auguri. Preghiamo. Ti rendiamo grazie per i molteplici doni della tua misericordia, Padre, che ci salve con la nascita del tuo Figlio e ci ambiente con la celebrazione della Santa Madre e Stefano, per Cristo nostro Signore. Amen. Signore, sia con voi, e con il Cristo. Benedica Dio potente, Padre, Figlio e Spirito Santo, e scenda su di voi, con voi e con il mio sempre. Amen. Nel nome del Signore, andiamo in pace. Thank you.